Ciao a tutti, nuovo video con gli acquisti della Essence. Era da tanto che non andavo all'OBS e quindi ovviamente subito prima cosa Essence, volevo vedere cosa c'era di nuovo e della collezione natalizia c'era poco e niente. Quelle poche cose che erano rimaste ovviamente erano quelle lì toccate che non si prende più nessuno e quindi amen. Però ho trovato comunque delle cosine, ho lo scontrino quindi posso dirvi i prezzi, ci metterò un po' di tempo perché come al solito qui riportano soltanto il codice, vedete, il codice prodotto, quindi dovrò andare a comparare i numeri. Allora vi parto dal gloss che ho su, questo qui l'ho cominciato ad utilizzare già oggi, calcolate, l'ho comprato ieri queste cose, e il gloss mi piaceva perché vedete com'è fatto? E appena ho visto questo colore ho fatto ok, questo è il classico colore che utilizzo io e quindi l'ho preso. Questo qui è liquid lipstick, quindi lucido, però è molto molto carino, un bel nude, dà molta luminosità al viso secondo me e se avete i miei colori secondo me sta molto bene. E questo qui 3,19€. Poi per 2,49€ ciascuno ho voluto provare questi due correttori All About Matte, dovrebbero essere Eye Covering Concealer, quindi un correttore ad alta coprenza. Ho preso sia il 10 che è il matte beige che il 20 che è il matte nude. Qui dice correttore viso con texture cremosa, ideale per coprire imperfezioni del viso ed occhiaie. Ho detto oddio, alta coprenza, mi ha incuriosita questa, c'è una mosca che sta svolazzando, mi ha incuriosita questa cosa dell'alta coprenza. Questo è il beccuccio, esce così, questo qui è il 20 matte nude. Però ovviamente lo devo provare sul viso per... Comunque sembra molto cremoso, me l'aspettavo più secco se vi devo dire la verità. Però ovviamente devo vedere poi se sulle occhiaie mette in evidenza le rughettine qui sotto. Vi farò sapere, questi qui mi incuriosivano troppo e per di più 2,49€ ciascuno, se sono buoni è la scoperta del secolo insomma, ovviamente. Per 1,79€ ho preso la crema per il balsamo in realtà, per le mani. Provo subito. Il profumino è molto molto delicato, per 1,79€ ho detto vabbè, una crema da tenere in borsa. Io ne ho tante di creme mani ovviamente, però le ho tutte quante sparpagliate e quindi nel momento classico, nel momento in cui mi serve, come un po' il burro cacao, nel momento in cui mi serve non ne trovo neanche uno. Ah, però lascia le mani molto morbide, delicato il profumo, non è male, vi faccio sapere poi più avanti come va. Per 2,29€ ho preso questi qui, che sono i cerottini per i punti neri sul naso. E io questi qui ogni tot mesi li rifaccio, ne ho provate di varie marche. Allora, quelli lì di farmacia, vi dico la verità, non li compro più, perché costano tanto e si riescono a trovare dei validissimi, validissimi sostituti che costano molto di meno. Ultimamente avevo provato quelli lì della Debbie, che mi erano state inviate dall'azienda, e vi devo dire, sono state fenomenali, veramente buone, 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 mi sono piaciute tantissimo quelle lì, non mi hanno fatto reazione allergica, niente, hanno fatto benissimo il loro lavoro. Queste delle Essence io ricordavo di averle già usate in passato e di essermici trovata molto bene, ovviamente è cambiata la confezione, però immagino che più o meno insomma ormai sappiano come si fanno queste qui, quindi le ho volute provare a riprendere. Quante ce ne sono dentro? Tre pezzettini, ce ne sono tre striscette. 4,99€ ho voluto prendere il Kabuki. I pennelli della Essence io li amo, cioè li ho sempre amati i pennelli Essence e mi sono sempre durati tantissimo. E quindi quando vedo un pennello nuovo della Essence io lo prendo proprio per principio, perché dico ok, sì, i pennelli Essence sono buoni e quindi li prendo. Morbidissimo, veramente morbido morbido, e poi era molto molto carino, carino. E finalmente una confezione intelligente, perché questo qui mi consente di rimetterlo dentro agevolmente. Ci sono tanti kabuki che vengono senza la confezione, per me sono scomodi perché almeno uno lo mette qui dentro, non rischio che mi si rovinino le setole, non rischio che mi prenda polvere. Io questo qui posso anche metterlo tranquillamente sulla mensolina qui che ho io, dove ho tutti gli altri pennelli, non mi prende neanche polvere se io non lo uso tutti i giorni, quindi ci piace. Ad 1,99€ ho ripreso il pennello per l'eyeliner, questo qui della Essence. Io ogni volta che vado ne riprendo uno, sinceramente, perché li uso tantissimo, li uso sia con le polveri sia con i prodotti cremosi, sono buoni, non perdono peli, non stingono quando li lavo, sono veramente formidabili i pennelli della Essence, io ve li consiglio. E sempre per restare in tema, ad 1,89€ ho preso il pennello per le sfumature.
appunto, proprio perché io questi pennelli qui tanto li amo, poi li uso tanto i pennelli, avanti che io lavo i pennelli ci passa una vita. Oh, che bello. No, io sono veramente innamorata dei, proprio dei pennelli in generale, è una mia grande fissa. Questo qui è l'Eye Blender, e quindi il pennellino per le sfumature. Più ne ho di pennelli, più sono contenta. Perché non escano battutine strane? Per 1,69€ ho preso quest'altro pennello per gli ombretti. Posso vedere subito. Poi sono carini questi colorini pastello. Questo qui è il classico pennellino a C per gli ombretti. Sempre utile. E arriviamo alle cosine che ci interessano. Allora, ho passato veramente tanto tempo qui a guardare tra gli smalti se ci fosse qualcosa di particolarmente interessante. Allora, partiamo un attimo e vedo il prezzo. Per 2,49€ ho voluto provare questo top coat, top sealing. Ce la fai a mettere a fuoco? Ok, questo qui. E vediamo un pochino come... Perché io tanto tempo fa utilizzavo, ma proprio tantissimo, era tipo così, ma non era questo... Qui è Eye Gloss, vediamo un po' quest'altro top coat quanto l'ho pagato. Questo qui 3,19€, vediamo un pochino se era, se può essere all'altezza del suo predecessore. E comunque vi farò sapere per questo qui, ovviamente. Poi c'era quest'altro che mi incuriosiva il nome, Latex Matte. Ho detto, che cos'è questo smalto? Poi sono andata a leggere, smalto unghie ad effetti speciali. Fino qua non mi ha detto niente. Modo d'uso: applica due strati di smalto unghie ad effetti speciali ed ottiene un look inimitabile con un trendy effetto 3D. Ho fatto effetto 3D. Cioè, che fa questo smalto per ottenere un effetto 3D? È bianco? È anche aperto, peraltro. Che bello! Ma perché aprite i prodotti? Cioè, guardate, si vede il prodotto qui sopra. E mi chiedo, perché aprite i prodotti se non li dovete comprare? Perché? Perché? Quelle manine, no? Ci venire sopra quelle manine. Allora, questo qui, The Wet Bunny. E questo qui, 2,49€. Poi ho voluto provare questo top coat qui, dice con effetto sigillante. Tutti i top coat sono sigillanti, però ho pensato che magari potesse essere particolarmente resistente per le scheggiature, che magari potesse durare un po' di più anche qui in punta. E ho detto, proviamolo, proviamolo. E per finire, 2,49€, ho voluto provare questo qui, vedete, effetto ombre, quindi pastel ombre. Praticamente si applica su ogni unghia uno strato in più di questo smalto qui, si dà sotto il colore, si applica su ogni unghia uno strato in più di questo colore, e di questo smalto qui, e si ottiene l'effetto ombre. Mi ho detto comodo, senza stare ogni volta a mescolare con il bianco, insomma è veramente comodo. E l'ho voluto prendere, vediamo anche questo qui come si comporta. Anche se in realtà alla fine vedo adesso, perché ovviamente non l'avevo aperto lì, vedo adesso che è un semplice smalto lattiginoso, quindi forse questa cosa si può fare ad esempio con una base ultralevigante tranquillamente, che è un po' così lattiginoso, appunto con uno smalto latte. Secondo me sì, però lo proverò e vi farò sapere. Comunque, con questo è tutto, fatemi sapere tra queste cose che vi ho fatto vedere qual è quella che vi incuriosisce di più, quella che vorreste vedere recensita per prima, quella che vorreste io provassi per prima qui in video. E con questo è tutto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!